dire che Fascetti e Masinga danno al Bari la Serie A. Franco Stripoli. Bari e Piacenza cercano punti salvezza. Nel Bari dal primo minuto Marcolini al posto di Madsen. Nel Piacenza Dionigi sostituisce lo squalificato Simone Inzaghi, in porta Fiori. Applausi per ricordare il grande Torino nel 50° anniversario della tragedia di Superga. Poi la partita con il Bari che parte di slancio e al quarto minuto va in gol. Masinga non aggancia ma si inserisce prepotentemente nell'azione di Ascentis che entra in aria e batte Fiori. 1-0 per il Bari al quarto minuto, seconda rete in campionato per De Ascentis che nella prossima stagione giocherà certamente nel Milan. Rivediamo la rete di De Ascentis. Ancora il Bari, angolo di Osmanowski, Masinga di testa, lasciato tutto solo, palla che si perde d'un soffio al lato, ma pareggia al nono minuto il Piacenza, punizione di Stroppa, non trattiene Mancini e Dionigi mette in gol. E la quinta rete in campionato per Dionigi che oggi sostituiva appunto lo squalificato Simone Inzaghi. Dunque 1-1 il risultato, il Piacenza in avanti con Buso, gran tiro ma che va oltre la traversa. Poi viene ammonito De Rosa per un intervento su Dionigi, De Rosa era diffidato, domenica salterà la partita di Perugia. Ancora il Bari, prezioso invito di Marcolini a Osmanowski che scatta sul filo del fuorigioco ma poi si allunga la palla e l'azione sfuma. Ancora il Bari, bel numero di Zambrotta sulla sinistra che impegna Fiori. Con le immagini montate da Aldo Fracasso passiamo al secondo tempo e subito il Piacenza si rende insidioso. Sulla destra va via Rastelli, mette al centro per Statuto che non si prende la responsabilità di tirare a rete, passa a Stroppa che sbilanciato manda sul fondo. Esce Garzia, infortunato, entra Innocenti, la fascia di capitano passa al portiere Mancini, va a terra Stroppa, protesta ma l'arbitro lascia proseguire e lascia proseguire anche in questa circostanza quando va a terra Marcolini. Dalla bandierina lo stesso Marcolini per Bressan che manda di testa ad un soffio al lato. Il Piacenza, il cross di Rastelli, anticipa Dionigi Mancini, sfuma questa occasione. Poi il Bari rimane in 10 uomini, viene ammonito per la seconda volta lo svedese Osmanowski, che era stato ammonito sempre in avvio di ripresa. E il Bari rimane in 10 uomini per l'espulsione del calciatore svedese. Dunque il Bari, in momento particolarmente delicato dell'incontro, rimane in inferiorità numerica, ma riuscirà a tirarsi fuori bene da questa situazione. Il cross di Necru per Masinga che di un soffio manda al lato. Poi il gol al 39esimo, la punizione di Giorgetti entrato al posto di Marcolini, imperioso lo stacco di Masinga che segna l'11esima rete in questa stagione. Ecco il gol di Masinga, davvero molto bello. Poi a Vierkwood che manda sulla palla vicino al palo dove ha postato Guerrero. Fascetti guarda l'orologio ma il Bari al 44esimo si procura un calcio di rigore per un intervento di Lucarelli su Masinga. Calcia Giorgetti, realizza il 3-1 e per Giorgetti è il primo gol in Serie A. Davvero una bella soddisfazione. Dunque Bari virtualmente salvo, Piacenza nella zona minata e paradossalmente proprio quando è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Osmanowski, il Bari ha estratto dal suo repertorio una grande prova di carattere, ha messo alle corde il Piacenza che fino a quel momento aveva offerto una prestazione apprezzabile. Linea Galeazzi.